confronto, l'ultima Roccaforte della Risata. Siamo alla seconda edizione di questo evento che l'anno scorso ha avuto molto successo. Alcune curiosità: questo evento avrà un particolare taglio partenopeo, infatti ospiti principali sono Enzo Fischetti e Maurizio Santilli, due comici partenopei. Perché questo taglio di comicità napoletana? Perché Civitella del Tronto ha subito nel passato un'influenza borbonica e quindi ha radici napoletane, e si vuole con questa particolare serata ricordare queste origini e quindi onorare la comicità napoletana che ha toccato anche queste colline. Quindi poi andremo ad intervistare questi due ospiti, non ci resta che attendere l'inizio della serata. Ciao, il sindaco di Civitella del Tronto. Buonasera. Buonasera, pronta per divertirsi? Prontissima, prontissima. Questa sera siamo alla seconda edizione dell'ultima Roccaforte della Risata, speriamo che sia una serata bella che ripeta il successo dell'anno scorso. Ma si mette in prima fila, si mette defilata, si mette dove? Non lo so, ci sarò poi, non lo so. Pronta anche per essere disturbata più volte da noi? Sì, prontissima, prontissima. Ecco, l'atmosfera di questa sera è un'atmosfera un po' diversa dal solito. Sono felice, soddisfatta, contenta. Perfetto, a più tardi allora. A più tardi, grazie. A chi pensava che fossi solo anche questa sera si è sbagliato, perché questa nostra serata particolare di cabaret, però con Emi Drasmo, che è qui. Buonasera. Allora, ciao. Pronta anche tu? Prontissima. Bene, allora insieme a lei andremo a curiosare un po' come stiamo già facendo dietro le quinte. Saranno interviste veloci, che più che interviste saranno interventi. Interventi e tante risate, no? Assolutamente sì, assolutamente. Okay. Sì. Partiamo con questo viaggio che questa sera, come vi ho detto, lo facciamo in due. Insieme. Dopo il sindaco anche il vice sindaco Mario Turini, pronto a ridere? Pronto a ridere sì, perché se penso al festival dell'Appennino con il buon Prosperi, abbiamo avuto degli inconvenienti che lui adesso ha migliorato, una telecamera bella e possiamo veramente ridere, perché la sua l'aveva buttata. Siamo qui con un ospite particolare, il cane del paese. Questo cane dicono che è antico come il paese di Civitella del Tronto. Ma tu mi devi cogliere un fragrante pre-spettacolo? Io sono emozionata, sono un po' agitatina qui. Stasera non le daremo tregua, questo è sicuro. E me ne sono accorta, ma io sono contentissima, magari tutte le sere così in compagnia. Di questa serata ne parliamo anche con Tullio Luciani, che abbiamo incontrato già in conferenza stampa, ma questa sera proprio è il momento fatidico, cioè tutto quello annunciato tra poco sul palco sta per avverarsi. Il momento della verità. Sì, siamo un po' in tensione, come vedi qui dietro le quinte ci muoviamo tutti con grande apprensione, è un momento bello, siamo sicuri comunque che sarà una serata meravigliosa, perché gli ospiti, il cast è veramente di primissima qualità, il conduttore Angelo Carestia è una super garanzia, Manuela Cermignani altrettanto, e poi ci saranno degli ospiti straordinari come Enzo Fischetti da Made in Sud, e quello che la stampa ha definito invece l'erede di Totò, che è Maurizio Santilli. Quindi ci divertiremo tanto, in più una voce meravigliosa di Carl Fanini a fare da contorno, quindi il tutto condito con grande maestria dal conduttore appunto Angelo Carestia, e sarà una grande serata. Il pubblico già sta riempiendo e vi aspettiamo, poi ce lo godremo per televisione questo spettacolo. Assolutamente, ancora una volta la parte diciamo così istituzionale l'abbiamo lasciata a lei, direi che maggiore interprete per una parte del genere non si poteva trovare. Ricordiamolo, Lido degli Aranci, ricordiamo sì, insomma. Agenzia Lido degli Aranci, Grotta a Mare, e prima di chiudere un plauso va comunque all'amministrazione che ci dà l'opportunità di fare queste belle cose in una serata così bella, in uno scenario così incantevole. Quindi ci sono tutti i presupposti per veramente divertirci. Al fresco venticello di Civitella del Tronto sentiamo un attimino il mitico Carl Fanini. Ciao. 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 Sentito che dicevi che non hai mai sentito caldo quest'estate. No, tantomeno a Civitella, però diciamo che siamo di casa qui, quindi mi trovo sempre bene. Ci adattiamo, giubbino sì. Sopra la giacca e sì, via. Sì, poi me lo tolgo. Senti, questa serata? Questa serata è magica. Io, come l'anno scorso, sono stato invitato di nuovo da Angelo, dall'amministrazione di Civitella, e volentieri ci torno in questa bellissima piazza. Tra l'altro io
Già in giovane età ho iniziato con un gruppo di Civitella, il gruppo 5, e quindi la mia esperienza, la mia piccola carriera artistica inizia proprio qui a Civitella. Quindi sei un po' nella culla. Sì, diciamo che siamo di casa, dai. E come ci allieti questa sera? Allora, questa sera canterò 4 brani e canterò dei brani in inglese, uno in italiano. Due canzoni di George Benson, poi una canzone, un classico, Can't Take My Eyes Off You, versione Dean Martin, e poi canterò una canzone di Alex Baroni, Cambiare. Bellissimo. Che è un tributo per il mio cantante preferito italiano, che purtroppo ci ha lasciato tempo fa. Allora aspettiamo la tua esibizione. Certo. Va bene, grazie, volentieri, mille. Grazie a te, grazie. Sono con il simpaticissimo signor Ennio, giusto? Senza signore, morto 1000 anni fa, sì. Io faccio un po' di battute, apro lo spettacolo. Ci ha appena mostrato questa simpatica maglietta. L'ape, la pig, maliona, e dietro l'ape, rnacchia. Questa l'ho inventata io, quella dietro è di Zappeda, un illustratore umoristico, l'avevo messo sulla maglietta. Io so che lei ha scritto un libro. Ha scritto questo libro qua. In pochi secondi l'ho scritto, non ci credete? Ho scritto un libro in pochi secondi. Ho scritto veramente un libro qua. La vena umoristica alle soglie del terzo millennio. Questa è la vena umoristica. Alle soiole del terzo millennio, mille apostrofi, le soiole si lamentano, che vita piatta la nostra. Vabbè, questo un po' in onore del fatto che ridere allunga la vita, no? Ridere fa bene, riso fa buon sangue, e niente, e quindi io... Quindi stasera farà l'apertura Io faccio l'apertura, si aprirò con un po' di battute, cioè 8-10 minuti, perché il programma è molto fitto, allora i tempi, poi ci sono i comici importanti, no? Fischi, beh, non meno importanti sono quelli del luogo. Io no? Lo faccio così per hobby, diciamo, non è che senza pretese, però ci tengo e ci tesi sempre. Ci tese sempre, benissimo, grazie signor Ennio. Senza signore, senza. Grazie Ennio. Cioè mi segnavo il primo anno di vita Ennio, poi col passare degli anni sono diventato biennio, triennio, quadriennio, decennio, biennio. C'ho 30 anni compiuti, più di 30 anni fa. Grazie. Ciao. Vai con la musica. Così. S'avesse fatta un'altra, quella che ha fatto a me, stomma d'avesse accise, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, femmina come a te, non c'è da sta penomma, con essa come a me. La vogliamo cantare insieme? Mentre Angelo Carestia ha già iniziato tanto a cantare. Ma spero che non l'abbia dedicata a me. Perché sta cantando male. No. Bravissimo Angelo, bravissimo. Senti, io sono emozionatissima. Come si sente una presentatrice prima di cominciare? Tanta paura. Sempre? Sempre, sempre. Ed è fondamentale averla. La paura prima di iniziare, tanto, perché vuol dire che c'è tanta passione. E allora io vorrei un grosso applauso e una bella sigla per Manuela Cerni. Buonasera! Oggi, e come sempre, ma soprattutto oggi, ridere è fondamentale. Quindi, benissimo queste manifestazioni di questo genere. Grazie all'amministrazione comunale. Ringraziamo anche il sindaco Cristina Di Pietro, che poi inviteremo a salire per un saluto, magari, 5 secondi. Ma poi naturalmente i media. Ringraziamo Radio Abruzzo Marche, la radio ufficiale dell'evento. Scusa. Poi abbiamo anche la TV.
tv, dicevo appunto. Fondamentale anche ringraziare l'associazione Lido degli Aranci, che è presente, certo, qui, sempre presente. L'associazione Lido degli Aranci, famosa associazione che ha creato Cabaret Amore Mio da 30 anni, il più antico festival di cabaret italiano. E nella persona questa sera di Walter Assenti, di Tullio Luciani e anche dei loro collaboratori, c'è Floriano, c'è Peppe, tutti i suoi collaboratori. Un applauso veramente al Lido degli Aranci. Sempre grazie presente. Per la vostra partecipazione. Il sindaco Cristina Di Pietro. Buonasera, buonasera. Buonasera. Io volentieri vi porgo il saluto, vi do il benvenuto a nome dell'intera amministrazione comunale, siete tantissimi, sono certa che questa sera condivideremo una splendida serata. Una serata questa che, come avete già anticipato, è la seconda edizione. L'anno scorso l'ultima Roccaforte della Risata è stato veramente un delirio, lo ricordavamo nella conferenza stampa, è stata una serata bellissima e mi auguro che questa sera possa ripetersi. Questa serata è una serata che va ad intersecarsi, ad inserirsi nell'estate civitellese, nella quale estate si è parlato tanto di arte, di cultura, si è parlato di storia, si è parlato anche di sociale. Questa sera però abbiamo voluto parlare di argomenti un po' più leggeri, della risata, perché come diceva Manuela, io ne sono convinta, ridere oggi è importante oggi più che mai, perché è indubbio che viviamo un momento di grande difficoltà, ma è altrettanto vero che noi qui a Civitella vogliamo rispondere a queste difficoltà con un grande sorriso. Quindi mi auguro veramente che questa sera ci sia questa possibilità di ridere tutti quanti insieme. Una poesia conosciuta a tutti, così recitava, così iniziava: donare un sorriso rende il cuore felice. E allora dico a tutti gli artisti che questa sera si esibiranno su questo palco: rendeteci felici, e così da domani affronteremo la giornata e la quotidianità con ancora più entusiasmo. Grazie a tutti. Non vedevo Cristina Di Pietro sul palco dai tempi della campagna elettorale. Eh sì, più o meno sì, è vero. E poi un po' la presenza di questo pubblico, un po' il freddo mi hanno un po'... Infatti la vedevamo un po' in timore. Emozionata. Era emozione o freddo? Raffreddata, diciamo raffreddata. Sì, com'è però stare sul palco? Ma è sempre piacevole, soprattutto poi in queste serate. Mi auguro veramente che sia una bella serata, sono convinta, perché ho potuto apprezzare il valore di questi ragazzi, sono convinta, pur non conoscendo benissimo gli artisti, che sarà una bella serata. Buonasera a tutti, pubblico meraviglioso. Ok, non servo. Dalle facce però. Professore, tutto bene? Sì, voleva che rimanessi. Serviva. No, pensavo che aveva bisogno di una valletta. No, io vado via, grazie. Allora, la lascio al pubblico. Grazie, troppo gentile. Tra un po'. Pubblico meraviglioso, dicevo, ma dalle facce però non mi sembrate tanto intelligenti. Vorrei fare una prova, dovete dire tutti di seguito gialleggia, colore giallo, giallo, gialleggia un po' di volte, e poi vi faccio una domanda e rispondete, però senza fermarvi, d'accordo? Non vale. Pronti? Chi vuole? Pronti? Via, gialleggia, che cosa fa un sasso nell'acqua? Galleggia. A galleggia un sasso nell'acqua? Io speravo di... Speravo di essere sbagliato, invece, però alcuni ce l'hanno fatta, ho superato la prova. C'è la crisi, allora in un ristorante avevano messo fuori un cartello: entrate pure e mangiate a volontà, pagheranno i vostri nipoti fra 30 anni. Allora, l'uomo passa, c'aveva fame, uno giovane, entra, mangia, si abbuffa. Quando esce il cameriere gli presenta il conto: signore, lei, questo è il suo conto? Come il mio conto? Non c'è scritto che pagheranno i miei nipoti fra 30 anni. Sì, questo è il conto che ha lasciato suo nonno 30 anni fa. Anch'io c'avevo un nonno, un tipo bertoldesco, faceva il contadino, c'aveva un asino. Una volta un asino gli si ammalò, lui va dal veterinario che gli dà una grossa supposta e gli dice: metti questa, gliela devi mettere nell'ano. Se nell'ano, dottore, fa mio nonno, che era la prima volta che sentiva quella strana parola in alfabeto. Dice: sì, nell'ano, gli risponde il veterinario tutto indaffarato e lo saluta. Mio nonno torna a casa pensieroso, va dall'asino e gli gira intorno, lo osserva attentamente sperando di trovare l'ano, ma inutilmente.
quando gli passa davanti l'asino gli fa un berraio, io e lui ridi cretino, che se non trovo l'ano te la ficco nel culo. E come mio nonno mi citava spesso i vecchi proverbi marchigiani, li saprete anche voi: meglio la faccia rossa che la trippa moscia, cioè meglio fare un po' gli sfacciati, no, che rimane a bocca asciutta. E poi quando la femmina mena l'anca, se non è zoccola poco ci manca. Tre troni porta l'acqua, tre scorregge porta la cacca. Figli piccoli la casa trema, figli grandi la casa se l'ama, crolla, no? Si dice immaginate. Come è successo a quel padre che entrò nella camera della figlia quindicenne e trovò una lettera sul letto. Presagendo il peggio, apre la lettera e legge: caro papà, mi dispiace molto doverti dire che me ne sono andata con mio nuovo ragazzo. Ho trovato il vero amore e lui dovresti vederlo, è così carino, è così figo, con tutti i suoi tatuaggi, il piercing e i capelli arancione. Ma non è tutto, papà, finalmente sono incinta e Abdul dice che staremo benissimo nella sua vecchia roulotte in mezzo ai boschi. Lui vuole avere tanti altri bambini e questo è anche il mio sogno. Inoltre spero che la scienza trovi presto una cura per l'AIDS, così Abdul potrà stare un po' meglio. Papà, non ti preoccupare, ho già 15 anni e so badare a me stessa. Inoltre Abdul con i suoi 45 anni d'età mi sa dare degli ottimi consigli. Spero di venirti a trovare presto, la tua adorata bambina. Post scritto: tutte balle papà, sono dai vicini, volevo solo dirti che nella vita ci sono cose peggiori della pacella che ti ho lasciato sul comodino. E qual è la cosa peggiore di tutti? Qual è la cosa peggiore di tutti? È la morte. Ma anche la morte non è poi così brutta come la si dipinge. Da morti si diventa migliori, anche fisicamente. Infatti che cosa si dice vedendo un morto? Quanto è bello, pare che dorme. E vedendo uno che dorme, quanto è brutto, pare morto. Ai morti infine si perdona tutto. Sulla tomba di una moglie infedele, qui giace mia moglie, mi tradiva, ma io non le servo rancore, ci ho messo una pietra sopra. Mai covare rancore, diceva mio nonno, e poi si chiedeva: se una gallina cova rancore, il pulcino nasce incazzato? Mi successe anche a me che tentai di entrare in marina, ma lei mi prese a schiaffi. Lei di viso non era un granché, ma di corpo poteva andare, di corpo. Oddio, non che avesse un fisico mozzafiato, però aveva un fiato, un mozzafisico. E parlava tantissimo, era tanto logorroica, una diarrea di parole, una stitichezza di idee. E lei non aveva piedi sulla lingua, se ce l'aveva non erano i suoi. E mi telefonava: pronto, sei tu? No, sono io. Scusi, ho sbagliato numero. Ci fidanzammo, ma lei era gelosissima e mi controllava sempre per scoprire se avevo addosso qualche pelo o capello come prova del tradimento. Una volta, non trovandomi niente, scoppia a piangere e grida: ecco, persino con le donne calve adesso. Allora io, per ammanzirla, le recitavo questa poesia: un tuo sguardo, un tuo sorriso e intravedo il paradiso. Sei così bella che quando ti guardo io mi incanto, mi incanto, mi incanto, mi incanto. Una volta ci andai anche a letto, le chiesi: la prima volta, cara, che dormi con un uomo? Sì, mi rispose lei, con gli altri stavo sempre sveglia, tutta la notte. Ed io per lei questa mattina ho scritto un libro in pochi secondi. Non ci credete? Ve lo dimostro subito, ecco, guardate. No, no, prego. No, l'ho scritto veramente un libro, eccolo qua, si intitola Alla vena umoristica, alle soglie del terzo millennio, mille apostrofo ennio, monachesi, più monache chiesi che sarei io, le soglie si lamentano, che vita piatta la nostra. È un libro ispirato e dedicato alle donne. Le donne di strada sono impure, quelle di chiesa pure. Vi si parla dei profondi cambiamenti dei costumi, come quelli delle donne al mare. Una volta infatti bisognava aprire il costume per vedere un po' di chiappe, oggi invece bisogna aprire chiappe per vedere un po' dei costumi. Grazie anche voi, buonasera a tutti. Ciao, ciao.
Vabbè, sì, sulla carta Carlo per gli amici, parenti. Esatto, e per la cartellina Carlo Mari. Esatto, c'è anche il secondo nome. C'è anche il secondo. Svegliamo nome. Anche questo segreto. Ecco, io ho parlato di te. Hai detto anche troppo. Ho parlato troppo di no, però devo dire che per me è sempre un piacere e un onore essere qui in questa piazza, perché è tutto vero quello che diceva Angelo. Io ho iniziato proprio qui con i nostri amici di Civitella, che poi tra l'altro saluto. Ringrazio di nuovo per avermi invitato, ringrazio te caro Angelo, ringrazio il sindaco, tutta l'amministrazione di Civitella, ed è un'emozione stare qui. Allora caro, questa sera però meglio che inizio a cantare, perché sì, non ci sono bravo a cantare. Alcuni brani storici, diciamo così. Sì, infatti il primo pezzo è in inglese, di un artista americano, George Benson, e vorrei cantare In Your Eyes, che è una delle primissime canzoni che io ho cantato dal vivo. Tra l'altro qui è presente anche il nostro Diego di Radio Abruzzo Marche. Bravo. E Radio Abruzzo Marche è stata la prima radio, e grazie anche ad Angelo, che mi ha permesso di iniziare questa carriera. Ciao Farini! Grazie.
Lorenzo Fischetti, il primo protagonista di questa serata partenopea che sta per salire sul palco. Come va? Sì, l'evento era storico e non potevo mancare. Io mancavo da queste parti almeno da una ventina d'anni, perché quando facevo l'arbitro, arbitravo una partita del Giulianova che è giallo-rosso, e sono tornato in provincia di Teramo praticamente dopo 20 anni. È un motivo d'orgoglio, sono felicissimo. L'arbitro l'ho fatto, il cabaret pure, mo devo fare solo un sindaco. Senti, ma non hai paura di avere un professor Fischetti da qualche parte che ti osservi e faccia le stesse cose che poi tu fai lì, in quel programma? C'è qualcuno che mi imiti, ma io sono convinto che già esiste e prenderà il mio posto prima o poi, perché dopo 109 puntate dobbiamo cambiare. Ti volevo dire, io vi lascio questi spazi bianchi per il montaggio. Ah, perfetto, si rende assolutamente utile. Ti volevo dire, il tuo spettacolo, quello che stiamo per vedere, che vedremo insomma per alcuni minuti, come sarà? Allora, io parlo proprio di quando facevo l'arbitro di calcio, e poi chiaramente parlo di Napoli, le rapine che ho subito in città, tutto quello che mi è successo a scuola, all'università, all'ASL dove lavoro, e poi faccio una lezione di grammatica napoletana, perché se qualcuno non ha capito qualche parola, insomma, va fatta la lezione. Facciamo una prova applauso. Voglio sentire il pubblico, caldo, bello caldo. Caldo. Oh, anche in fondo, Siamo pronti? Inizia questa meravigliosa serata di comicità con Enzo Fischetti. Buonasera, grazie. Allora, grazie per l'applauso iniziale, che piglio coraggio, che l'inizio non è mai facile, anche dopo tanti anni. Allora, no, io devo dire la verità, ringrazio Angelo e Emanuela per la presentazione. Ecco, io voglio subito dire una cosa, sembra una di quelle cose preparate per l'occasione, in modo, uno dice così, fai il ruffiano col pubblico, invece vi giuro non è così. Io mi chiamo Enzo Fischetti, vengo da Napoli, però vi posso assicurare, sono sempre felice di fare una serata fuori dalla mia regione, perché finalmente trovo persone che pronunciano bene nel momento della presentazione il mio cognome, che è Fischetti. Sembra una cosa facile, perché il cognome è originario della provincia di Avellino, però io quando faccio uno spettacolo in Campania, vi giuro, io nella migliore delle ipotesi vengo presentato come Enzo Fischietti, ma nella migliore delle ipotesi, poi ti presentano come Enzo Fiacchetti, Enzo Sischetti, Enzo Riscetti, ultimamente mi hanno presentato come Enzo Schettino, che veramente è una soddisfazione, guarda. Io, pensate, sono arrivato a un certo punto della mia vita, io andavo alle scuole elementari. Quando facevano l'appello in classe, là stava scritto Fischetti, bastava leggere Fischetti, no, i professori Fischietti. Allora i miei compagni di classe un giorno giustamente dissero: Enzo, tu quando sarai grande non hai alternative, cioè tu nella tua vita puoi fare solo due cose, o il vigile urbano o l'arbitro di calcio. E alla fine ho fatto una scelta, 1981, e avevo 16 anni, ero minorenne, il vigile urbano non potevo farlo, ho deciso di fare l'arbitro di calcio. Io delle due scelte ho fatto la peggiore, perché voi non avete idea, per uno come me, poi che cosa rappresentate per 18 anni, dall'81 al 99, fare l'arbitro di calcio. Io ho cominciato ad arbitrare a Napoli e provincia, poi in tutta la Campania, sono arrivato in Serie D, quindi ho arbitrato in tutta Italia, qui da queste parti ho arbitrato una sola partita, come dicevano prima, a Giulianova. La gente, quando in quel periodo, in quei 18 anni che io facevo l'arbitro di calcio, e la gente veniva a saperlo, si avvicinava a me, mi circondava e mi facevano tre domande, perché a un arbitro di calcio vanno fatte tre domande su se stessa. La prima domanda che la gente ti fa è: che serie arbitri? La seconda domanda è: ogni partita quanto ti danno? Però tutto gira intorno alla terza e ultima domanda. Nel gruppo c'è sempre una persona più cattiva, come si dice a Napoli, più cazzmosa, che te guarda in faccia, te fa che lo sorrisino e poi candidamente ti chiede: t'hanno mai riempite mazzate? C'è gente che se ne fotte niente, vogliono sapere solo se mi hai buscato. Ma la risposta è sì, perché qui sono zone tranquille. Voi non avete idea che significa arbitrare a Napoli, perché tu la domenica, già quando entri nello spogliatoio, trovi quella scritta in faccia al muro: arbitro fallom.
Poi arriva il custode del campo e fa: arbitro, scusate se non ci sta UCES, l'ha rotto l'arbitro domenica scorsa quando l'abbiamo buttata che testa dentro. Poi, ma veramente, poi viene lo spogliatoio a fare il riconoscimento dei giocatori, sapete in che consiste, no? L'arbitro dice il cognome, il giocatore dice il nome e il numero dietro la maglia, ci sta sempre un classico giocatore, in genere il capitano, che ti prende sotto braccio, ti chiama in disparte e fa: arbitro, tu fischia sempre per noi e vai buon tu. E a quel punto io entravo sul terreno di gioco. Ora guardatemi bene, io già sono magro. Oggi gli arbitri hanno le divisi tutti i colori, blu, rosso, giallo, verde, non si capisce niente. Quando arbitravo io, le magliette erano di un unico colore, nero, che ti faceva pare ancora più magro. Cioè io quando uscivo dallo spogliatoio e il pubblico mi vedeva, cominciava: arbitro, tieno fisica in un neon. Quando muoiono ti mettono in una tomba, ti mettono in un tubo e l'acqua. La volta disse l'arbitro, fischia alla fine, che all'uno chiudo il cimitero. Veramente. Però le ultime due sono state eccezionali, io ho proprio fermato il gioco, me le sono segnate. La prima quando mi dissero: arbitro, tieno fisica in un punto esclamativo, e quella che stava seduta a fianco disse: ma ti manca la palla. E una volta mi dissero: arbitro, sei così magro che se ti ingoi un'oliva e te va storta, te scia a gobba. Voi capite che in tutto questo la partita ancora non è iniziata. A quel punto inizia la partita. Ora voi in televisione che vedete le partite di Serie A, di Champions League, la Coppa del Mondo, dove l'arbitro va là ed è rispettato. Le partite che arbitravo io, i giocatori dell'arbitro non se ne fottevano proprio. Una volta un giocatore mi sono sgambetta un avversario, quell'altro si alzò, lo prese per la maglietta e disse: come ti sei permessa adesso, non ti permettere più. Io mi avvicinai per dividerli, loro due contemporaneamente si girarono verso di me e fecero: tu fatti i cazzi tuoi. Cioè, scusate, ma io che sono venuto a fare? Giocate, fatemi sapere quando è finita sta partita, ma manca per correre appresso a voi. Mentre in un'altra partita, vi giuro, ci fu una rissa in campo tra giocatori. 22 giocatori che si picchiavano tra di loro. Arrivarono gente dalle panchine, 40 persone. Invasione di campo, gente che arrivava dagli spalti, una mega rissa di 100 persone. Improvvisamente è uscito un giocatore e ha detto: ragazzi, ma quanto siamo stronzi? Ma perché ci picchiamo tra di noi? Picchiamo all'arbitro. Ma mi dovete credere, io ho fatto l'arbitro, guardate, io ho fatto l'arbitro per 18 anni, mi dovete credere, ho diretto 300 partite, io solo due volte nella mia carriera di arbitro ho espulso un giocatore. La prima volta un giocatore si è pigliato un cartellino rosso di mano, me l'ha spezzato e me l'ha buttato in faccia. Io ho preso due pezzi da terra, li ho rimessi nel taschino e ho detto: va bene, io ho espresso il mio parere, lei ha espresso il suo, credo che prevalga il suo, può restare. Ma che me ne fotte, te ne vai, te ne vai. Mentre in un'altra partita, scusatemi, questa fatemela fare in napoletano stretto così altrimenti non rende bene, ma si capisce, io ho espulso un giocatore, lui se ne stava andando, arrivato all'altezza del centrocampo si è fermato e ha fatto: no, ma ita già vattere. I compagni di squadra lo mantenevano e qui facevo: ma lui non voglio fare niente, voglio vattere. Ho detto: guardate, è meglio che mantenete chi veramente ma vuole vattere. E poi il pubblico di queste partite, perché per esempio Teramo, Giulianova, già stiamo su livelli alti, Serie C, Serie B, quindi è un altro livello. Io arbitravo eccellenza, promozione, prima categoria, il pubblico erano tutto parenti, amici, conoscenti dei giocatori, che non venivano a vedere la partita, venivano a sfottere all'arbitro. E mi ricordo una volta uno spettatore, 90 minuti, una costanza incredibile, strunz, strunz, strunz. A fine partita venne nello spogliatoio che cercava il figlio, sbagliò porta, venne nel mio spogliatoio, ma ho guardato in faccia, ho sbagliato, qua c'è sto strunz, ma non ha fatto niente. Mentre in un'altra partita, vi giuro, grazie. Mentre in un'altra partita, vi giuro, si stava giocando, non era successo niente. Improvvisamente uno spettatore, arbitro, sinalatrina. Proprio in quel momento io fischiai una punizione per la squadra di casa, lo stesso spettatore disse: arbitro, ti faccio un sconto, sinameza latrina. 18 anni in queste condizioni, guardate, io non ce l'ho fatta più,
soprattutto in virtù di due drammatici episodi. Il primo, una volta a Terzigno, vicino Napoli. Io dovevo fischiare la fine di una partita, stavo portando il fischietto alla bocca, quando improvvisamente un giocatore si è avvicinato, mi ha afferrato braccio e ha fatto: ma che fai, fischi? Ma non vedi che stiamo perdendo? Quando è il momento te lo diciamo noi. E mentre sul palco si sta proprio esibendo Enzo Fischietti, noi incontriamo l'altro protagonista della serata, di questa serata a base partenopea, chiamiamola base così. Di pesce. Base di pesce. Maurizio Santilli, sì. Ciao, come stai? Buonasera, tutto bene, siamo tra 20 minuti dovrei salire e quindi è la prima volta che vengo a Civitella del Tronto, sono girato le Marche, l'Abruzzo, so. Però questo borgo è straordinario, poi noi faremo ridere, si spera, insomma, no, perché abbiamo... Questo è un borgo straordinario che racconta il sud, insomma, un avamposto del meridione da un punto di vista storico, quindi insomma per me è un valore aggiunto, da innamorato della storia del meridione, fare uno spettacolo qui, insomma, ha un valore sicuramente notevole, aggiunto. Senti, io lo so già perché insomma la risposta già la so, ma siete arrivati insieme, avete viaggiato insieme? Come... Vabbè, il problema è che con Enzo non si può viaggiare insieme. Perché? Perché ognuno ha i suoi tempi. Il discorso no, io veniamo da due situazioni diverse, perché lui ha lavorato in un posto e io in un altro, quindi sapevamo, siamo amici da 20 anni, che ci saremmo trovati qua, e allora ci tensi di fa una cosa, tu parto, perché Enzo dei tempi biblici, Enzo parte 24 ore prima. Per cui partiva un po' più a sud di me, siamo trovati qua, cari amici, lo ritrovo volentieri, poi ci rivedremo a Made in Sud inizio settembre, che lui inizia le prove, io ho carissimi amici tra gli autori e i registi, insomma vecchie guerre puniche fatte in giro per l'Italia, Paolo Mariconda che è l'autore, Nando Mormone che è l'ideatore. Insomma, sai, questo è un grande circo, ci si vede, però si resta amici se si è seminato bene. E quindi, insomma, la bellezza di questo mestiere è quando poi rincontri vecchi amici e sembra compagni di scuola, è passato un giorno praticamente. Senti, Angelo Carestia ancora una volta ti ha ridefinito con quella cosa che forse può essere un po' impegnativa, cioè il nuovo Totò. Cioè, ti pesa questa cosa qua, questa definizione che è stata data una volta a te? Ma l'ho scritto un giornalista che in certi momenti somigliava alla maschera di Totò nella mia mimica nel teatro, nei teatri romani degli anni 90. Beh, insomma, è dir poco impegnativo, però ti dirò che è assolutamente stimolante, perché io ho veramente fatto tante di quelle prove, Sei Forte Maestro in televisione come bidello, ruoli comici, ruoli drammatici, devo dire la gente ride da quasi 30 anni con le mie serate, per cui è un paragone molto impegnativo, però ti dirò che c'è sto sfizio di chi, quello sfizio napoletano positivo di chi sa che deve imparare tanto, però anche conscio delle proprie potenzialità. Dicevo prima alla presentatrice, io faccio serate dall'83, sono passati 31 anni e ho sempre avuto un parametro, il pubblico. Perché per me è la verità, se il pubblico ride da 30 anni c'è stato un motivo. Giusto, parliamo di questo spettacolo di questa sera, poi ce lo guarderemo insomma, sì. per un po' di minuti, che base sarà, di che cosa parlerai? Io ho la fortuna di parlare di tutti i dialetti d'Italia, quindi parlo di dialetti d'Italia, quelli su base regionale, quelli addirittura un po' interregionale, è stata una mia caratteristica che faccio da tanti anni. E l'Abruzzo è una delle mie regioni preferite, perché io ho iniziato, pensa, questo discorso sui dialetti esattamente a Sulmona nel 90, quando io ho fatto il militare e mentre stavo facevo la recluta, che poi l'ho fatta per pochissimi giorni, sentii delle sonorità strane, già da ragazzino mi stimolavano, però iniziai a sentire Rumbiotto, Faciotto, gli Utriotto. Ho detto, ma di che stiamo a parlare? Dice, no, disse un mio amico, dice, no, questo è il dialetto da Pratola Peligna. Io sono diventato quasi cittadino onorario da Pratola, perché io ho portato in giro questo dialetto clamoroso che ha radici antichissime, poi l'ho studiato, che è di una comicità resistibile. Hanno riso da Torino a Gela, cioè da Palermo a Torino io porto questo dialetto tra i tanti ed è una mia specializzazione, perché lo ritengo di una comicità clamorosa tra i tanti. Quindi è una cosa che ti lega tra l'altro ancora una volta all'Abruzzo.
mi lega all'Abruzzo. Ho fatto Militare al Sulmona e nel 90 iniziai con questa sonorità, altra l'avevo già acchiappata ma in maniera inconscia, io facevo teatro all'epoca, facevo 8 rumbiotti, gli utori 8, gli facevo 8 miol, e poi iniziò questo percorso straordinario con il napoletano, poi il romano perché sono a Roma da 30 anni, con il marchigiano, quindi piano piano è esteso ed è diventato un canovaccio. La prima mezz'ora del mio spettacolo verte su questo. Questa tua estate intanto com'è andata e soprattutto come prosegue? Molto bene, molto bene. Faccio parte della, tra virgolette, della vecchia guardia, mi tacciano di quello sicuro che va sulle piazze e fa il suo risultato. In realtà è vero, perché sono tanti anni, uno spettacolo molto rodato anche con la chitarra, quindi va molto bene. Vedo crescere non tanto Enzo che è la mia età, vedo crescere nuove leve, anche Made in Sud devo dire straordinaria come cosa, anche se poi è molto stimolante con questi ragazzi nuovi cimentarsi in piazza, perché sai, qua c'è proprio, cioè fa le piazze, bisogna che proprio, bisogna, perché la televisione è un contenitore clamoroso, fai 5 minuti c'è il tormentone, in piazza bisogna avere veramente i numeri, insomma. Io ogni tanto mi ricordo proprio degli imperatori romani, il pollice verso, nel senso qua deve proprio funzionare, cioè il facce ride, noi siamo cresciuti con i teatri romani e napoletani, facce ride, cioè la famosa battuta storica al mago dell'Ambra Iovinelli, perché a un certo punto c'era un pubblico dei romani, figli di buona donna tra il pubblico, erano più comici del comico che andava sopra, per cui sto mago dice adesso farò sparire una colomba, la colomba dal cilindro, la cilindro nel colombo, a un certo punto uno da dietro gli fa mago fatte sparire. E questa è una delle storie romane, storie. Pensa uno che ti dice fatte sparire, un mago. E Totò fece una bellissima poesia di Nissantoro, Il fine dicitore, dove raccontava che gli artisti all'epoca, negli anni 30, in una sola sera finivano la carriera. Perché il pubblico, addirittura a Roma, tiravano i gatti morti. Ti tiravano la gattata, era romana, i gatti morti verso l'artista in segno di poco gradimento. Quindi pensa. Ma tu un po' di strizza ce l'hai ancora, nonostante. Io ce l'ho ed è un buon segno. Quando c'è la strizza è buon segno, perché significa che sa di concentrazione, sa di paura sana, sa di sfida, perché se te passa l'emozione prima di salire, sto mestiere è finito, nel senso che non c'hai più quel sentire il pubblico, quella comunanza, le viscere proprio, insomma, perché io poi sono molto generoso, nel senso che devi dare il massimo, devi farli stare bene, li devi far sorridere di questi tempi, e quindi poi la cosa più bella e la gratificazione più grande è quando ti ringraziano dopo la serata. Questo è molto bello. Bene, allora noi ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie. So che non è mai semplice, a proposito di strizza, fare queste cose prima di salire. Ti dico, ho fatto serate con 4.000 persone, con 3.000 persone. Una sera mi ricordo l'impresario mi vendeva la serata e prima di salire mi disse: ah, senti, ma che coraggio c'hai? Pensate, io dovevo salire, pensa che. Quindi voglio dire, abbiamo passato, io dico sempre, quando mi dico gli amici, cioè, abbiamo fatto le guerre puniche, perché fare le piazze in Abruzzo, nella zona interna. Io ho fatto le piazze a Padova, a Torino, però sai, al nostro mestiere gli toglie l'emozione, è una bella sfida, nel senso che viviamo grazie a queste sfide, insomma. Si dice sempre che 30 anni di un artista sono 60 di un impiegato, e forse qualcosa di vero c'è. Bene, grazie, noi ce lo andiamo a vedere, fra poco salirà e noi ve lo mostreremo su TVP e sulle nostre reti. Grazie ancora della disponibilità, allora andiamocelo a guardare. Grazie a voi, grazie, ciao. Grazie mille. Allora, di solito tutti mi dicono: ma canti sempre in inglese? Lo so, non a caso sono nato a New York, non sembra, però I also speak English, that's why. Ma tra le poche canzoni che canto in italiano, questa di solito la canto con molto piacere, perché è una sorta di tributo a uno, forse il mio preferito, il cantante preferito italiano, che purtroppo non c'è più, che si chiama Alex Baroni, e questa è una canzone che ha per titolo Cambiare. Io cercherò di interpretarla a modo mio. Grazie. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò, io dovrò cambiare. E quanti amori avrai
cosa gli dirai e quanto anche di me. Dimenticare per restare libero, cambiare, cambiare. Ti nascondi dentro i sogni miei, ma io non guarderò, no, io dovrò cambiare. Dimenticare, resterai lì fino alla fine di me. Oh, 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 amore, da dimenticare, per restare libero, cambiare, cambiare. Combatterò con le mie notti bianche, no, no, combatterò, devo ricominciare a inventare me, amore, da dimenticare. Però fino alla fine di te, oh, 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 amore, da dimenticare, per restare libero, cambiare, cambiare. Grazie. Ciao Fanini! Fanini! Yeah! Yeah, io di inglese sto soltanto yeah! Vabbè. Io, oh, yeah! Yeah! Bene, bene. Fiction con Luca Barbareschi, Linda il Brigadiere, addirittura con Nino Manfredi, cioè di tutto e di più. Guarda, è una cosa impressionante. Doppiatore, attore teatrale, comico. E noi ce l'abbiamo qui. Ce l'abbiamo qui, sera. Ma tu lo sai, il giorno che abbiamo fatto la conferenza stampa, sono tornato a casa, ho acceso, c'era Don Matteo. Era pure lì, era pure lì. Un medico in famiglia, Cesaroni. Cioè, lui era anche il bidello, giusto? Sì. Aiutami a ricordare. Bravo maestro. Del bravo maestro. Bravo maestro. Ok, ok. Va bene, io direi quindi che lui ha mille facce. Non ha facce, bisogno di presentazioni. Lo diciamo insieme, mi raccomando, come prima, facciamo l'applauso, quello corale, quello dai, forte. Dai, sempre il pubblico partecipe, bello diretto, io voglio sentire, vi vogliamo sentire belli calorosi. Facciamo l'applauso, prova? Tenetelo forte. Ah, ma a proposito, vedi una cosa particolare, vedete che ogni tanto cambia colore qui, diventa verde, rosso, facciamolo rosso. No, ecco qua, rosso. Ci sei. Va, ringraziamo il service Anthony, grande insieme a Marco. Allora, pronti? Al mio tre. Vai. Signore e signori, ecco a voi
Maurizio Santilli. Buonasera, grazie dell'applauso spontaneo. Io sono napoletano, nessuno è perfetto. Sono un meridionale originale, curto e nero. A Napoli mi chiamano Basso Atesino. Mio padre c'ha due bypass, lo chiamano Coron Grato. Ma l'Italia è bella tutta. Io ho girato tanto e devo dire che ogni regione ha la sua comicità. Pigliato siciliano. Siciliano prima di parlare inspira l'aria. Sarà lo sciarocco. Profumo di mandorle un fiore. Palermo prima notte di matrimonio. Caro, non pensavo che tenevi un organo così piccolo. Mia cara, non pensavo che dovevo suonare in una cattedrale. Mi andavo a capatare. Poi c'è un dialetto che mi fa impazzire, che è il calabrese. Io sono convinto che il calabrese abbia problemi di asma. Ciao, di dove sei? A Catanzaro. E tu invece, Cosenza? Tutti i calabresi soffrono di tachicardia. In realtà il calabrese è il toscano del sud. Mette H per tutto parte. Accheggia, a soppressata, a peperonata, una grande capata. Ti dà una fiatata o calabrese dopo che ha mangiato la peperonata. Caduta curta e nera diventa automaticamente alta e bionda, che tossigena che sto caduta sciata. E mentre tornavo dal profondo sud, un goccia abbasolacata, una terra forte e gentile. Chiedo a un signore un'indicazione. Dice, scusi, lei è lucano? Io sono un padrone, mica lucano. C'è una isola importante che vi piace tanto, la Sardegna. La Sardegna è una terra bellissima. Quando uno arriva in Sardegna si sente rapito. C'è quel signore che va dal dottore, 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 io me la faccio sempre addosso, mi sento sempre bagnato. Dice, ma è incontinente? No, anche a Sassari. Comunque, ultimamente in Sardegna prendiamo precauzioni, facciamo sesso sicuro, basta fare un segno sulla pecora che scalcia. Cazzo, le capite tutte, le capite. Pubblica tosto. Sai quando si dice pura lana vergine? Quando la pecora corre più veloce del pastore. Adesso in Sardegna c'è un po' di confusione, il genero si chiama nuoro. Signori, ma la mia carriera, come ho spiegato al giornalista, nasce in Abruzzo, perché io ho fatto nel 90 a Sulmona il militare. E la cosa bella è che vicino Sulmona c'è un paese che si chiama Prato la Peligna. Io ho sentito parlare in pratolano, ho detto fatevi registrare perché non siete normali. A Prato la Peligna tutti i passati remoti finiscono col suffisso in ot. Ruppi, rumpiot. Feci, faciot. Gli tirai, gli utriot. Gli feci male, gli faciot miol. Ma che c'è sui gatti? C'è sui gatti. Gli faciot miol. Hai capito, cicapoit? La bistecca, si chiama la bestiocca. Lo vuoi l'uovo, gli uei, gli uev. Io c'ho una paresi per questa cazzata, come sei? Gli uei, gli uev. Pensa, come ti cresce un bambino di 3 anni? Gli uei, gli uev. E poi, la cosa bella di questa cosa è che, pensate, da 1 a 10 a Pratola, seconda così.
una Deu Troia, escluse le presenti. Quattro cinque soie, sette what, americano puro, what, neung, dieci. Io e te siamo due, a Pratola si dice ioi e toi, siamo deu. Una venenatra, siamo troia. Grazie. Poi ho scoperto che la lingua giapponese nasce a Pratola. Io ho 6 anni, a Pratola si dice Tiong Soyen. Giapponese originale. Addirittura pare che il francese derivi dal pratolano. Quando arrivarono i francesi nel regno di Napoli, portarono gli aggettivi possessivi mua, tua, sua. Il problema è che i pratolani leggevano come era scritto. La moia, la toia, la soia. Quel mio amico di Pratola a Parigi lesse sulla Senna ristorante chez moi e diceva all'amico chezza moia, chezza toia. Pochi di voi sanno che l'inglese nasce in Puglia. L'inglese è pugliese originale. La famosa canzone Love's in the Air. Uno pensa che sa che significa Love's in the Air. Quello significa le uova sono di ieri, Love's in the Air. La famosa frase baciami amore mio, kiss or love me. Kiss or love me, significa queste sono le uova mie, kiss or love me. L'altro giorno quel mio amico pugliese va in un negozio di informatica, come entra la cassiera fa, si di rom? No, sono da Bari. E chiaramente esistono anche in Abruzzo, e non solo, i dialetti di mare e i dialetti di terra. Qualcuno di voi saprà che si distinguono perché quelli di terra sono chiusi, poco musicali, spesso contorti, molto duri. I dialetti di mare sono musicali, veneziano, genovese, napoletana, siciliana. E c'è anche quello abruzzese, lo dialetto di Pescara. A Pescara non si parla, si canta. C'è ste la gente, c'è ste. C'è ste le movimenti. Collo gusso. Questo è quello, collo gusso. Guarda questo, guarda cus. Poi diventano arabi, cus cus. A Pescara ci stanno le belle donne, ci sta la topa. La sera ci sta lo passeggio, ci sta lo topodromo. So, visti? Piazza Salotto, Camplone e Berardo, lo topodromo. Qualunque cosa dice a Pescara ti rispondono, fregat. Salve, vorrei un corriere dello sport, fregat. Questo mio amico di Pescara, timidissimo, all'epoca della lira, andò a Milano, entrò in un bar e chiese un'informazione. Scusate, una parola. 3.500. La maiella, non discorso, quanto cazzo costa? Pronti? Solo maschi, una prova. 1, 2, 3. I trans dopo. Qua, facciamo pure i trans. Maschi attivi, no, 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 pausa, non lo dico perché non lo so. Ma raccomando, sveglia, Diego, svegliati, perfetto. Pronti, solo maschi, vai, 1, 2, 3. Ma che è un raduno gay? Dove cazzo avete portato? I maschi, no, 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 pausa, non lo dico perché non lo so. Quando è veritì, sei uno modesto. Andiamo. Pronti, solo maschi, 1, 2, 3. Adesso le donne, come si dice a Roma, mo le donne la fanno vedere. Okay. Pronte solo donne, 1, 2, 3. Che cazzo c'entra tu? I trans dopo.
per chi lo qualunque sesso, zazza, esagerazioso, signore, bisecca, setero, trans. Brave le donne, mi sembrate le orsoline, mi sembrate. Ma che c'è una processione stasera? No, 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 e non la dica perché non la so. Ha detto tutto insieme, maschi, femmine, affini. Facciamo la ballera. Un, due, tre. No, scusa, questo non è a messa. Ma basta zazzare con l'incenza. Questo è cabaret. No, no, no. Ok, vai. Un, due, tre. Ma tu sei normale, sì. Prima scrofa. Giacomino che senza lavoro veste sempre con grande decoro. Non fatica, non suda e non lotta. C'ha la moglie che fa la... No. Sai che fa un nano davanti a un fotografo? Aspetto lo sviluppo. Deli fatti da tutta la gente, tu lo sai, non mi importa più niente. E per questo a chi vuole sapere, io lo mando a piglia nel sé. Ma sai la differenza tra una supposta e la melanzana? Prova, prova. Un grande applauso a Zaza, grazie! Questa ragazza si farà? Forse già si fa. Io direi un grande applauso. Grazie. A Maurizio Santilli. Grazie Maurizio, grazie. Allora Maurizio, Sara, rimani un attimo, chiamiamo anche gli altri, facciamo un saluto tutti insieme. E io vorrei un grosso applauso per Enzo Fischetti. Grazie Enzo. Richiamerei anche il primo che ha, colui che ha aperto questa serata, Ennio Monachesi. Grazie Ennio. Eccolo. Grazie Ennio. Con un fare agile, E richiamiamo anche qui con noi Carl Fanini. Signori, questi sono i protagonisti di questa seconda edizione dell'ultima roccaforte della risata 2014. Manuela, chi dobbiamo ringraziare? Ringraziamo ancora una volta l'amministrazione comunale, tutti coloro che sono venuti qui, ringraziamo ancora una volta appunto il sindaco Cristina Di Pietro, tutti coloro, Barbara Di Isabella, giusto? Sì. E abbiamo ecco anche i nostri amici dell'associazione Lido degli Aranci, tutti gli ospiti insomma che abbiamo ringraziato anche all'inizio della serata, tutti coloro che ci hanno onorato di essere stati qui. Un applauso e un ringraziamento è doveroso a questo pubblico fantastico che è rimasto qui fino alla fine, nonostante all'inizio fosse anche un po' freddino. Siete stati fantastici, grazie a tutti gli amici e grazie che siete stati veramente unici, meravigliosi. Bene, grazie a tutti quanti, vi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo anno e ci salutiamo, vi salutano tutti gli artisti. Avvicinatevi a tutti gli artisti e applauso a loro. Ci salutiamo con una splendida canzone che farà da sigla finale di Carl Fanini. Ciao a tutti e buonanotte. Angelo Carestia. Manuela Germignani. Grazie. Buonanotte, al prossimo anno. Mentre Carl Fanini sta chiudendo questa serata fantastica, noi andiamo a trovare insieme a Emi intanto Angelo. Allora, direi soddisfacente, una cosa perfettamente riuscita, una grande soddisfazione. Una grandissima soddisfazione. Io ho detto all'inizio, quando abbiamo cominciato la serata, avevamo un po' paura delle, come si dice in dialetto, di questa Filippina, cioè di questa arietta fredda che dava fastidio qui a Piazza Filippi Pepe. Invece poi la gente è arrivata ed è arrivata oltre le nostre aspettative e l'arietta si è fermata
è una splendida serata d'agosto, fa caldino, si sta bene e la gente è rimasta soddisfatta. Cosa volere di più? Perfetto, io direi che possiamo chiuderla qui, ma non chiuderla completamente, perché insieme a te, insieme a lei, andiamo a beccare, se ne troviamo ancora, sì, gli artisti che sono dietro, magari gli rompiamo anche un po' le scatole. E allora, eccoli qua, ce li abbiamo insieme. Io direi che il commento generale è stato positivo da parte vostra, che eravate gli artisti principali, ma anche da parte sua, che ha accompagnato bene. Allora, vi rivediamo quando? In zona prestissimo, io lavoro molto in zona, quindi mi auguro veramente presto. Poi l'Alto Abruzzo, le Marche, è casa mia. Invece il professor Fischetti a Made in Sud. Noi torniamo il 23 settembre, poi sto qui appena Tullio e Walter mi richiamano. Bene, quando Tullio e Walter mi richiamano, lui tornerà, ma intanto avevi detto il 23 settembre torna. 20, sì, Rai 2, 21 e 10, siamo in diretta. Perfetto. Bene, e invece col professore dov'è che lo ritroviamo? Io a Macerata, comunque sto sempre in contatto con l'Ido degli Aranci. Sta quindi... Macerata, su vicino all'un municipio. Faccio la barba io. Si fa la barba. Lo so che ti abbiamo beccato. Ma lui, mi sei mancato, ti posso dare un bacio in diretta? Guarda, ecco, guarda. È piaciuto lo spettacolo? Ho lasciato pure lo stampo. Guardate che robina. Wow. Direi che... più di così non si può. Com'è andata? Beh, io penso benissimo, io mi sono divertita, poi è stato un onore poter stare su questo palcoscenico quest'anno. L'anno scorso facevo quello che hai fatto tu oggi, stasera sì, ho curato il backstage, quindi essere accanto ad Angelo per me è tanto di onore. Poi poter presentare degli artisti così importanti, che poi il pubblico è andato via innamorato, divertito, penso che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Che ne pensi tu, Luigi? Assolutamente sì. Tu invece cos'è che farai adesso? Beh, adesso chiudiamo la stagione estiva definitivamente con la fine di agosto, quindi ci sono altre date, poi in fermento la programmazione autunno-inverno con la speranza che il 2015 sarà esplosivo come quest'anno. Perfetto, grazie Manuela Germignani. Grazie a voi. Chiudiamo questo giro, non prima però di aver chiuso insieme a Emi. Tu ti sei divertito? No? Tantissimo, tantissimo. Qualità altissima, comicità, fantastico. Alla prossima. Ciao. Ciao da Civitella del Tronto. Ciao.